Salve a tutti e benvenuti su Corsi Digitali, il canale che realizza tutorial e tutti quei software che riguardano la grafica. Allora, oggi continuiamo con il disegno, quindi andiamo a zoomare. Ok, e quindi creiamo un nuovo livello dove chiameremo questo livello, che ne so, oro. Quindi ci concentreremo tutta su questa parte appunto dell'oro che sarebbe che fa parte della maschera. Allora, diamo un altro po' di zoom, così siamo sicuri. Utilizziamo il nostro pennello. Ok, quindi abbiamo già la nostra diciamo i colori già pronti, quindi iniziamo da questo scuro e andiamo, ci concentriamo sul bordo. Ovviamente regoliamo spesso l'ampiezza del nostro pennello, quindi inizialmente faccio un qualcosa di più, anzi anche se qui. Diciamo, tipo così. Stavo dicendo, non entro tanto nel dettaglio, cerco di riempire il più possibile con il colore. E poi mi concentro a piano piano su tutte le zone. Ok. Andiamo a fare un po' di blending in questa parte. Così andiamo a fondere. Ora ci concentriamo qui sulla parte di sotto. Stessa cosa da questo lato. Ok, adesso selezioniamo il colore più scuro e quindi andiamo a disegnare, diciamo, il bordo vero e proprio qual è. Dovrebbe essere. Quindi sotto questo, anche di qua. A questo punto anche questo simbolo qui centrale lo andiamo ad aggiustare. Usiamo un po' di blending. Un attimo che sta caricando. Ok. Era un po' andato in tilt il computer. Perfetto. Così. E andiamo a fare sempre un po' di blending.
anche qui nella parte inferiore andiamo a definire l'area. Perfetto, così. Ok. Allora, andiamo qui. Adesso, dopo che abbiamo effettivamente dato le giuste sfumature, dobbiamo andare a selezionare un colore più chiaro. Quindi a migliorare, guardate, i bordi in modo che si crei appunto quell'effetto sappiamo che la luce viene da destra, per cui da quella parte lì ho sbagliato. Vado un po' sui bordi. Ok, selezioniamo nuovamente il colore e andiamo a creare qui. Questa zona rialzata ovviamente più. Andiamo leggeri con il pennello. Perfetto. Andiamo a stabilire queste zone, un po' qui anche. Ok, adesso come vi ho già fatto vedere, con lo strumento scherma vado a schermare, quindi a rendere più luminosa questa zona, anche qui. Possiamo illuminare un po' di più qui. Fare degli effetti di luce. Questa zona. Ok. Aumentiamo anche più da questa parte. Di così. Ok, torniamo un attimo sul livello della pelle. Selezioniamo il colore, questo qui più scuro, e andiamo a correggere queste zone. Torniamo sul livello dell'oro. Andiamo a cancellare un po' questa zona. Perfetto. Torniamo di nuovo sulla pelle. Utilizziamo il colore rosa. Andiamo
anche qui su livello oro. Andiamo a cancellare un po' questa zona. Ok, perfetto. Adesso zoomiamo un po' fuori, così. Va benissimo così, torniamo di nuovo sul livello oro. E con un pennello più stretto possiamo andare ad inserire delle zone più, come posso dire, più random, diciamo, più casuale, quindi riusciremo ad ottenere un effetto più realistico, cioè nel senso con delle sfumature, guardate. Come se l'oggetto comunque fosse un po' frastagliato, insomma, un po' rovinato in quelle zone. Torniamo nuovamente con lo schermo. Schermiamo un po' di più questa zona. Ok, andiamo da lontano, l'effetto perfetto. Infine voglio inserire anche una specie di rubino al centro. Facciamo di un rosso. Allora. E qui semplicemente con lo strumento scherma vado a rendere questa parte più chiara e con lo strumento brucia questa parte più scura. Con il pennello posso prendere proprio il bianco e quindi dare un colpo di bianco. Così. Va bene. Quindi teoricamente utilizzerò lo stesso metodo per fare anche la parte di sotto. Magari proverò a saltare qualche punto senza che il video risulti troppo lungo. Poi, come volete, per ora finisco questa parte qui, magari. Scusate che ogni tanto sto avendo dei problemi con il PC, non so cosa gli sta prendendo, ogni tanto va a fatti suoi. Ok, allora qui volevo fare un'altra cosa. Volevo rendere più uniforme questa zona. Così, e poi mettere in evidenza questo. Questa parte perfetto. E la stessa cosa anche di qui. Ok, anche qui. Ci
Cerchiamo di rendere più evidente l'effetto che volevo ricreare. Ok. Esattamente questo. Perfetto ragazzi, spero che il tutorial di oggi vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete mi piace, soprattutto se volete che vi devo far vedere ogni minimo passaggio, me lo scrivete nei commenti, così non fa niente che il tutorial dura molte puntate, però almeno lo facciamo da zero insieme. Spero, ripeto, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e iscrivetevi. Ciao, alla prossima!